Ciao a tutti e benvenuti su Solfatara News. Se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo fin da subito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci anche su Instagram e TikTok, perché qui ogni giorno documentiamo in tempo reale ciò che sta accadendo ai Campi Flegrei e lo facciamo senza filtri, con l'unico obiettivo di informare, svegliare le coscienze e dare voce a una popolazione che da troppo tempo viene lasciata sola. Le nostre telecamere, i nostri droni, sono puntati su un punto preciso, la fumarola di Pisciarelli, un luogo che ormai non può più essere ignorato. Pisciarelli è diventata una vera e propria finestra sul cuore dei Campi Flegrei e quello che vediamo ogni giorno è sempre più inquietante. Un'attività crescente, caotica, carica di pressione. Una temperatura in aumento. Emissioni di gas che si fanno più violente, più continue, più dense. Non sono suggestioni, sono dati, sono immagini, sono fatti. Il suolo si sta sollevando a una velocità di circa 1,5 cm al mese, con un margine di variabilità di più o meno 3 mm. Può sembrare poco, ma non lo è affatto. Si tratta di una deformazione del terreno continua, costante, e che coinvolge un'area abitata da centinaia di migliaia di persone. Una pressione che sale. Una caldera che si gonfia, un equilibrio che si tende ogni giorno di più e ogni giorno si avvicina potenzialmente a un punto di rottura. Eppure tutto tace. Lo ripetiamo. La pressione è in aumento, la temperatura è in aumento, la sismicità è in aumento. Ma le risposte, le decisioni, le misure concrete, assenti. Nei soli ultimi 3 mesi, abbiamo registrato oltre 2.500 scosse. Molte sono superficiali, molte vengono sentite nitidamente dalla popolazione. Case che tremano, muri che si lesionano, vetri che vibrano ogni notte, quartieri interi in tensione. Pozzuoli, Bacoli, Agnano, Bagnoli, ogni zona vive la stessa sensazione. Qualcosa sotto i nostri piedi si sta preparando. Eppure, dalle istituzioni arrivano sempre le stesse frasi. Nessun rischio imminente, tutto è sotto controllo. Ma è davvero sotto controllo? Perfino gli scienziati, i vulcanologi, i responsabili della protezione civile, ammettono che non conoscono a fondo il comportamento della caldera Flegrea. Lo dicono pubblicamente. È un sistema complesso, difficile da prevedere, poco studiato nel suo insieme. E allora noi ci chiediamo, come si fa a rassicurare se non si conosce davvero ciò che potrebbe accadere? Come si fa a dire che va tutto bene mentre la terra si solleva, i gas aumentano e Pisciarelli fuma come non mai? Nel frattempo, canali internazionali, esperti di vulcanologia e geofisica da tutto il mondo lanciano appelli, segnalano l'anomalia, pubblicano studi che parlano apertamente di rischio crescente. E noi? Noi in Italia facciamo finta di niente. I media nazionali ne parlano solo quando c'è una scossa forte. Le istituzioni locali si dividono tra chi minimizza e chi resta in silenzio. Ecco perché Solfatara News esiste. In un mondo che ignora, noi documentiamo. In un mondo che rassicura per quieto vivere, noi denunciamo. In un mondo che aspetta, noi agiamo. Con i nostri mezzi, con i nostri occhi, con la nostra voce. Ma ora abbiamo bisogno anche di voi. Vi chiediamo con forza e con urgenza, condividete questo video, condividete il nostro canale, parlatene, diffondetelo. Non per fare panico, non per guadagnare visualizzazioni, ma perché solo aumentando la visibilità, solo facendo rumore, potremo forse costringere chi di dovere a dare risposte concrete. Ringraziamo chi ci sta aiutando in questa missione, in particolare il canale YouTube LP India Astronomia und Wissenschaft, che sta diffondendo la nostra voce anche all'estero, in Germania e in tutta Europa. È questa la solidarietà che serve oggi. È questa l'unione che può fare la differenza. Perché qui non si tratta più di se, ma di quando. E quando arriverà il momento, nessuno potrà dire non lo sapevamo. Grazie per essere con noi. Grazie per seguirci. Restate vigili. Restate svegli. Restate liberi. Solfatara News. La verità è sotto i nostri piedi.